Ciao a tutti amici, ben ritrovati nella mia cucina oggi. Allora, qui cosa mi mostra? Qui ho delle rape e novelle che mi ha portato il mio contadino. Io l'ho provveduto già a metterle a bagno con un po' di sale grosso per togliere tutta la terra. Allora adesso le lascio più o meno una decina di minuti e così vedete se mettete la verdura, qualsiasi tipo di verdura, a bagno con il sale. Grosso, io uso quello grosso, ma quello grosso, quello fino non lo uso proprio di sale. E niente, allora se ne va, lasciate per una decina di minuti, un quarto d'ora massimo, e poi le lavate, le sciacquate e vedete come se ne va subito via la terra. E va bene, ok. Allora, queste ci serviranno dopo per la nostra ricetta. Allora carissimi, questi sono i nostri ingredienti. Abbiamo, a parte le rape che vi ho mostrato prima, allora zenzero, una tazza di latte di soia, naturalmente naturale, senza zucchero, poi olio d'oliva, la curcuma, il sale, sempre sale rosa all'Himalaya, poi un pizzico di pepe, e della farina di sesi e una patata e dell'aglio. Ecco qua, questi sono i nostri ingredienti. Proseguiamo. Allora, ho provveduto a pulire, a lavare le rape per bene e poi le ho messe in una pentola capiente abbastanza e l'ho riempita per 3/4 di acqua. Adesso la mettiamo sul fuoco. Copriamo e mettiamola sul fuoco così senza niente, perché questo è il motivo che metto, che faccio questa procedura per togliere l'amaro, un po' d'amaro. Se le rape sono amare, si fa questa procedura di mettere l'acqua, si fa come arriva a ebollizione, un po' si riscalda, non proprio quando incomincia a bollire, si toglie e si scola quell'acqua e poi si aggiustano come vogliamo. Ok? Spero di essere stata chiara. Ok, procediamo. Continuiamo. Allora. Adesso ho provveduto a scolare l'acqua che ho riscaldato praticamente. Si porta qua, prima dell'ebollizione, si può togliere, bella calda, e si scola. Poi, adesso le rave sono così. E ho aggiunto 3 coppette di queste coppette. Vedete? Di acqua. Ecco, si mostra così adesso. Vedete? Ok. Allora, adesso proseguiamo con gli altri ingredienti. No? Passiamo a... queste sono le patate, la patata che ho tagliato, la cipolla che prima ho dimenticato di dire, ci vuole pure una cipolla. L'aglio lo mettiamo subito, lo zenzero, mettiamo tutto subito. Ecco qui, tutto insieme così. Poi ci mettiamo, vedete, sono più o meno 5 cucchiai, 5-6 cucchiai di farina di sesi. Ok? E un po' di sale, solito, quello che usa la Lina. Allora. Sempre mezzo cucchiaino, mezzo misurino, basta, poi dopo si può aggiungere. Allora, adesso per il momento accendiamo il fuoco, ecco, e lasciamo più o meno per una quindicina di minuti. Ok. Ok, siamo detto bene così non è importante se si fanno grumi, tanto dopo dobbiamo frullare tutto. Ecco, per questo la farina di sesi si mette subito, così dopo la frulliamo. Ecco qua, a posto. Ok, adesso la facciamo andare per 15-20 minuti per questa dimensione di padella, vedete? Ok. Ma poi si vede quando è cotta praticamente, quando è cotta la patata è buona.
Ok, copriamo e lasciamo andare. Ok. Ecco, allora, dopo più o meno 20-25 minuti di cottura si dimostra così la nostra zuppa. Adesso possiamo frullarla. Ecco, dopo frullato la nostra zuppa si dimostra così. Ecco qua. Adesso possiamo proseguire a mettere gli ultimi ingredienti. Ok. Allora, cominciamo con la curcuma. Allora, 3 cucchiaini colmi, metto io. E 3, ecco qua. Allora, 3 cucchiaini colmi di curcuma. Ok. Poi un pizzico di pepe. Ok. Adesso lasciamo ancora 5 minuti più o meno. Ok. Tiriamo un po'. La curcuma si scioglie quando si riscalda ancora qua. Adesso l'ho messo al fornello piccolo, però. Vediamo, quando incomincia a bollire praticamente, è buona. La portiamo a ebollizione di nuovo. Aggiungiamo un po' di... Ecco, secondo come la volete, se la volete più liquida, meno liquida, mettete un po' di latte di soia naturale, senza zucchero naturalmente. Ecco qui. Allora, per il momento abbiamo finito. Alla fine si aggiunge l'olio. Adesso facciamo andare più o meno per 5 minuti finché non bolle. E poi aggiungiamo l'olio e spegniamo. Ecco qui, adesso sta bollendo la nostra zuppa. Vedete? Ok. Aggiungiamo un po' di salsa di soia. E un po' d'olio d'oliva. Ok. Poi ognuno a piacimento lo può mettere anche nel tuo piatto, quello che vuole, però così dovrebbe andare bene. Ok. Ecco qui la nostra zuppa finita e impiattata. E adesso dopo finale ci metto io un po' di semi di girasole. Ok, allora adesso abbiamo finito con la nostra zuppa, speriamo che vi sia piaciuta la ricetta, provatela che ci vuole un po', non è difficile, però un po' di tempo in più ci vuole, ecco, per fare comunque normale queste cose, con le verdure fresche, si sa che è così. Bene, niente, comunque vi ringrazio ancora per la visione, vi auguro buon appetito. E vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo video. Ciao ciao a tutti, un bacio, un abbraccio alla Lina, ciao. Allora carissimi, rieccomi con la mia zuppa. Adesso volevo solo dirvi una cosa, che cioè prima non ve l'ho detto, cioè che si può mangiare come volete naturalmente. La potete accompagnare, la potete mangiare sia da sola o con qualsiasi cosa che vi piaccia, secondo le vostre abitudini, non so. Con dei crostini, è buono anche il riso cucinato, mangiato con questo tipo di zuppa. Il riso venero, il riso basmati, insomma quello che volete, diciamo. Allora, vi siete accorti che io non ho messo né, non ho messo formaggio, diciamo. Qui veramente non va il formaggio. Allora, volendo, si può aggiungere un po' di soia. E niente, comunque io sto riprendendo ancora, vi sto mostrando la mia coppa da mangiare, perché voglio dire un'altra cosa, che oggi è arrivato mio figlio dalla Germania, e
mi ha portato le brezel, vedete? Da stoccarda. Allora, avendo le brezel fresche, io mangio oggi le brezel insieme alla zuppa, che ci stanno benissimo. Ok, detto questo, carissimi, è tutto e vi saluto ancora. Ciao ciao, al prossimo!